Intanto diamo la buonasera. Buonasera. Siamo qui per presentare la gran fondo del Castello e Torri, che si terrà il 29 di aprile a Carovigno. È l'ottava edizione ed è un evento che è stato organizzato dalla Carabina Bike insieme all'aiuto dell'amministrazione comunale di Carovigno e anche grazie a tanti altri volontari che ci stanno dando una mano perché questo evento possa riuscire nel miglior modo possibile. Le finalità di questo evento, forse è meglio che li dici tu, sì, magari. Vabbè, che dire, ormai si sa, innanzitutto si mette in evidenza il territorio carovignese, che è bellissimo. E diciamo che la gara partirà da Santa Sabina e si snoderà per tutti i paesi quasi dell'Alto Salento, toccando Ostuni, Fasano, Cisternino, Ceglie, San Michele, e si torna di nuovo a Carovigno dopo un percorso lungo 110 km. Naturalmente si passa dal paesaggio marino al paesaggio murgiano, per dire se tutte le bellezze di questo territorio. E alla gara parteciperanno tanti ciclisti che verranno da parecchie regioni, centro, sud, anche dal nord qualcuno verrà. E per noi è una vetrina, insomma. La gara, non tanto per la Carabina Bike, ma sì, per noi come paese è una vetrina, insomma. Noi tra l'altro cerchiamo di portare quanto più gente possibile che magari possono pernottare nelle nostre strutture, no? E poi diciamo l'ospitalità dei carovignesi, come vi ho detto. Si è dimenticato di dire che questa Gran Fondo fa parte di due circuiti importantissimi, certo. Quello dell'Arcobaleno e quello del Sole. Il circuito dell'Arcobaleno interessa la Puglia e la Basilicata, mentre quello del Sole interessa anche la Campania, il Lazio e la Calabria. Quindi diciamo che quasi tutto il Sud Italia sa di questo evento e possiamo anche dire che alcune riviste del Nord hanno potuto, come dire, reclamizzare questo evento anche al Nord. È una bellissima cosa, come ho detto prima, molte persone ci stanno dando una mano perché sentono che la Gran Fondo è, potremmo dire, un manifesto, una manifestazione che fa conoscere o farebbe conoscere il nostro territorio, come dicevi tu prima, e quanto noi siamo ospitali nel ricevere queste belle persone che oltre allo sport amano anche ammirare i paesaggi dove vanno a pedalare. Allora, noi innanzitutto dobbiamo sempre cercare di fare bella figura come abbiamo fatto negli anni passati. Tenevo a dire una cosa, che questa Gran Fondo rievoca, diciamo, in un certo qual modo l'arrivo del Giro d'Italia che c'è stato nel 2004 con una tappa bellissima, insomma, ancora che si ricorda negli annali della RAI, almeno dei tecnici, diciamo, di RAI Sport, perché è stata una tappa bellissima, molto calorosa, come ti devo dire, la gente che sbucato tutte le parti, insomma è stata una cosa bellissima, un evento bellissimo per Carovigno in quel momento che si era visibile in tutto il mondo, insomma, perché ormai con i canali, no, è possibile questo. E che dire, è una gara molto importante per noi come associazione ciclistica. E come evento? Dicevo che dobbiamo fare bella figura. Naturalmente 110 km di percorso, ci sono 80 incroci da presidiare, molto importanti, i ciclisti che sono quasi dei professionisti che vanno adesso a medie, diciamo, elevate, e noi dobbiamo dire grazie già da adesso all'ausilio e alla sinergia di altre associazioni come la Podistica, come, no, tu sai, certo, a Carovigno poi certo. si deve come dire, incominciare a pensare che tutto è di tutti e tutti possono fare tutto, quindi le associazioni che ci danno una mano, alle quali noi poi risponderemo, certo, con grande. Certo, certo. No, io volevo fare un'ultima puntualizzazione, ci tengo a farla. Questa Gran Fondo è dedicata a Cosimo De Biasi, un ragazzo meraviglioso che purtroppo è venuto a mancare, e alla quale la Carabina Bike siamo in debito, almeno. La Carabina Bike dedica questa Gran Fondo. Certo.